Qual è la popolazione della Terra nel primo secolo avanti Cristo? Le cifre variano, si va dalle stime più generose che dicono 400 milioni di persone a quelle più contenute, 150 milioni. Noi ci fermiamo su una media che dice tra i 200 e i 250 milioni. E invece qual è la popolazione, sempre nello stesso periodo, del bacino del Mediterraneo? Qua i numeri sono più omogenei, 40 o 60 milioni di persone, quindi attorno al Mediterraneo vive circa un quinto o un quarto dell'intera umanità, un Mediterraneo che per i romani ancora non è il Mare Nostrum, ma poco ci manca. La Spagna, la Gallia, ovviamente l'Italia, le coste balcaniche dell'Adriatico, la Grecia, una parte dell'Anatolia, la Siria, una parte delle coste africane sono province direttamente amministrate da Roma. Poi c'è tutta una serie di stati o staterelli che godono un grado variabile di autonomia ma che non possono prescindere dall'autorità di Roma, la Mauretania, la Numidia, la Tracia, la Licia, la Giudea Palestina e il più antico e prestigioso di tutti i regni mediterranei, l'Egitto. Questo universo composito, formato da popoli e culture diverse, viene travolto attorno alla metà del secolo dalla guerra civile combattuta da Giulio Cesare contro l'aristocrazia senatoria. È un uragano che investe prima l'Italia, poi la Gallia, la Spagna, si sposta nei Balcani, in Grecia, arriva fino in Egitto, nelle province orientali di Roma e poi in Africa, nell'attuale Tunisia e infine di nuovo in Spagna. Un quarto o un quinto dell'umanità coinvolta in base ai dati che abbiamo visto, un raggio d'azione che abbraccia tre continenti, una posta in gioco altissima, l'ordine politico di un'area che va dall'Oceano Atlantico al Mar Nero. La guerra civile di Cesare assume così le dimensioni di un conflitto globale del mondo antico, un conflitto di violenza e brutalità crescenti, racchiuso in due avvenimenti che sono diventati dei simboli: il passaggio del Rubicone, l'inizio, le Idi di marzo, la fine. La Curia Iulia, come si intuisce, deve il suo nome a Giulio Cesare perché è lui che la fa ricostruire dopo un incendio che l'aveva danneggiata. Nel corso della storia la Curia è stata distrutta e ricostruita varie volte, ma quello che non cambia mai è la sua posizione alle pendici del Campidoglio, accanto ai comizi dove il popolo era chiamato a votare e al foro. E oltre alla posizione non cambia mai neanche la sua funzione, sede del Senato, istituzione suprema della Repubblica, centro del potere. Ma nel 50 avanti Cristo c'è un altro centro del potere che non è un luogo fisico, è una persona che riunisce in sé prestigio politico, gloria militare e adorazione delle masse. Giulio Cesare, che per inciso è anche Pontefice Massimo, la più alta carica religiosa. Dopo 8 anni di guerra feroce, la conquista della Gallia è completa e la marcia di Cesare, mentre torna verso l'Italia, è trionfale. L'arrivo di Cesare è accolto nei municipi e nelle colonie con onori e affetto incredibili. Nessuna idea veniva tralasciata per adornare le porte, le strade e i posti in cui Cesare passava. La folla gli si faceva incontro con i bambini. Grande era la magnificenza dei ricchi e l'entusiasmo dei poveri.
L'entusiasmo che accompagna Cesare fino a Ravenna, la città in cui attende l'autorizzazione ufficiale a rientrare nel territorio di Roma, non è però condiviso qui nel Senato. La Repubblica è lacerata. Da una parte ci sono i populares, la fazione vicina alla plebe e ai provinciali, di cui Cesare è il leader indiscusso. Dall'altra gli ottimati, l'aristocrazia senatoria arroccata sui propri privilegi economici e politici. Per gli ottimati Cesare è una minaccia. Quando era console ha fatto approvare una riforma agraria a vantaggio delle classi più povere e ha proposto misure per mitigare la condizione dei debitori. Ora incombe alle porte della Repubblica alla testa di un'armata, bisogna fermarlo. La tensione è acutissima, è come se tutti fossero consapevoli che in quel momento, nella figura di Cesare, stessero per sciogliersi nodi accumulati in un secolo di illegalità, violenze, guerre civili e sociali. 146 avanti Cristo. Corinto e Cartagine vengono sconfitte e distrutte. Roma è padrona del Mediterraneo. L'afflusso in Italia di schiavi determina la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, l'impoverimento dei piccoli proprietari e l'aumento dei nullatenenti che affollano l'urbe. Il contesto di crisi sociale causa i contrasti che anticipano le guerre civili. 133 avanti Cristo. Il tribuno della plebe Tiberio Gracco promuove una riforma agraria basata sulla redistribuzione del patrimonio fondiario statale. L'approvazione della legge scatena un violento tumulto che gli costa la vita. 123 avanti Cristo. Caio Gracco, fratello minore di Tiberio, è eletto tribuno della plebe. Il rinnovo della legge agraria e l'impegno in favore della cittadinanza, degli alleati latini e italici, scatenano nuovi disordini. Caio, sconfitto e braccato, si fa uccidere da un servo. 107 avanti Cristo. Il console Caio Mario riforma l'esercito. Ogni cittadino romano, anche se nullatenente, può arruolarsi ed essere retribuito. I militari diventano professionisti e saranno più leali ai comandanti capaci di garantire i loro guadagni che alla Repubblica. 91 avanti Cristo. Esplode la guerra sociale. I popoli italici, soci, cioè alleati di Roma, rivendicano la concessione del diritto di cittadinanza. Dopo 4 anni di feroci combattimenti, l'ottengono. 88-82 avanti Cristo. La prima guerra civile contrappone Caio Mario e Lucio Cornelio Silla. Il primo guida i populares, il secondo gli ottimati. Dopo la morte di Mario, Silla ha la meglio, assume la dittatura e instaura un regime di terrore. Chiunque sia anche solo sospettato di essere un oppositore viene inserito nelle liste di proscrizione, messo a morte, i suoi beni confiscati. 73-71 avanti Cristo. Spartaco guida una rivolta che raccoglie oltre 70.000 tra schiavi e contadini impoveriti. Dopo alcune sconfitte subite dai ribelli, la rivolta è schiacciata da Crasso, che fa crocifiggere 6.000 prigionieri lungo la via Appia, da Capua fino alle porte di Roma. 63 avanti Cristo. Lucio Sergio Catilina, con un programma radicale di riforme a favore della plebe, tenta più volte di accedere al consolato. Fermato con dei cavilli, abbandonate le vie legali, passa le armi e ordisce un complotto per rovesciare il Senato. Il piano viene sventato. Catilina, costretta alla fuga, morirà combattendo. I suoi complici vengono arrestati e condannati a morte. 59 avanti Cristo. Cesare, console in carica, fa approvare la riforma agraria. La frattura con la fazione aristocratica si approfondisce. 50 avanti Cristo. Dopo la guerra gallica, da Ravenna, Cesare tratta il suo rientro a Roma. Vuole presentarsi alle elezioni consolari. È sicuro di vincerle. I suoi avversari pretendono che rinunci al governo delle province e congedi il suo esercito. Una volta rientrato a Roma da privato cittadino, dovrà affrontare un processo. Capi di imputazione: aver condotto una guerra illegale ed aver arruolato illegalmente delle legioni. A
All'inizio di dicembre Cesare fa arrivare in Senato una prima proposta di mediazione. Lui cederà il governo delle province e congederà le legioni, a patto che Pompeo faccia lo stesso con le sue legioni. La proposta viene discussa in Senato e approvata a grandissima maggioranza, 370 voti a favore, 22 contro. Ma l'intervento in extremis di alcuni senatori avversari di Cesare fa sì che la risoluzione venga ignorata. Allora Cesare fa arrivare una nuova proposta. Cederà la Gallia Transalpina, terrà l'Illirico, la Cisalpina e soltanto due legioni. Quando anche questa proposta viene respinta, scrive una lettera che suona come un ultimatum. La lettera, con toni pacati, ricordava quanto fatto da Cesare dagli inizi della carriera e la proposta che lui avrebbe deposto alle armi se Pompeo avesse fatto lo stesso. In caso contrario, avrebbe velocemente vendicato i torti subiti dalla patria e da lui stesso. I primi di gennaio i cesariani a Roma non riescono ad ottenere che il contenuto della lettera venga messo ai voti. Il dibattito si infuoca, molti vorrebbero continuare a trattare, ma alla fine i nemici di Cesare hanno la meglio ed emettono un provvedimento gravissimo. Se entro un dato giorno Cesare non deporrà le armi, verrà dichiarato nemico dello Stato. Cesare nomina i suoi avversari principali ed elenca le loro motivazioni. Catone, rancori personali. Metello Scipione vuole arricchirsi con il governo delle province. Pompeo invidia la sua gloria. Quest'ultimo poi fa dei gesti plateali, richiama i suoi veterani, convoca due legioni, progetta una leva di massa. Intanto ai tribuni della plebe, tra i quali c'è Marco Antonio, viene impedito di esercitare il diritto di veto, anzi vengono cacciati da Roma. Cesare riceve queste notizie e comprende che se non agisce per lui è finita. Così il 10 gennaio del 49 a.C. passa in armi il confine della Repubblica, il Rubicone. La guerra civile è iniziata, un momento cardine della storia che rischia di andare a monte per uno strano incidente che abbiamo raccontato in Cronache dell'Antichità. Dopo il tramonto si mise in viaggio di nascosto con un piccolo seguito, prendendo delle mule da un forno lì vicino e attaccandole a un carretto. Quando rimase al buio, si perse vagando a lungo. Alla fine, verso l'alba, trovò una guida e tornò sulla strada giusta lungo sentieri strettissimi. È una scena quasi paradossale. Il conquistatore delle Gallie, il condottiero onnipotente, si fa dare delle mule da un fornaio, parte alla chetichella nella notte, si perde, molla il carretto, prosegue a piedi, con una guida trovata per caso, magari un contadino locale. E finalmente arriva all'appuntamento con i suoi, che lo aspettano qui sul fiume, nervosi per il suo ritardo. Dopo questa notte confusa, il passaggio del Rubicone recupera la sua dimensione epica e le fonti antiche riportano i dubbi di Giulio Cesare e tutta una serie di frasi memorabili. Si fermò contemplando la corrente, meditando sui mali conseguenti a un suo passaggio in armi. Poi, come tornando in sé, disse ai presenti: «Amici, se non attraverso questo torrente ci saranno molte sofferenze per me, se lo attraverso, per l'umanità». Cesare è qui, su questa riva, alle prime luci di un'alba invernale, al freddo, tra i vapori del respiro dei soldati e dei cavalli. E prima di fare questi pochi metri, le certezze lo abbandonano. Si fermò un momento. Rendendosi conto del passo che stava per fare, si girò verso chi gli stava vicino. «Possiamo ancora tornare indietro», disse. «Ma se attraverseremo il ponticello, tutto dovrà essere regolato con le armi». Le esitazioni finiscono e il racconto più enfatico del passaggio del Rubicone è ancora una volta di Svetonio. Mentre stava lì a dubitare, gli apparve un segno. All'improvviso, seduto non lontano, apparve un uomo di straordinaria grandezza e bellezza che suonava un flauto di canne. Quando, insieme ai pastori, si avvicinarono per ascoltarlo anche i legionari e tra essi i trombettieri, l'uomo, strappata la tromba ad uno di essi, corse al fiume ed avanzò verso la riva opposta suonando con forza note di guerra. Allora Cesare disse: «Andiamo dove ci chiamano i segni degli dèi e le ingiustizie dei nemici. Il dado è tratto».
Assalto al mondo, così lo storico Tito Livio definisce il passaggio del Rubicone. Cesare ha pochi uomini, ha a disposizione una sola legione, la tredicesima, ma non importa, altre chiamate con urgenza lo raggiungeranno in seguito e per lui, più del numero, conta la velocità. Era abituato a confidare nel terrore causato dalla sua velocità e dalla sua audacia, piuttosto che dalla grandiosità della preparazione. Così decise di aggredire. Per prima cosa raggiunge Rimini, che ha già fatto occupare silenziosamente nei giorni precedenti dai suoi centurioni più fidati. E lì si incontra anche con i tribuni della plebe fuggitivi. Manda dei messaggeri a Pompeo, che comunque è il vedovo di sua figlia Giulia, è stato suo socio nel triumvirato e con lui vuole mantenere un canale diplomatico sempre aperto. Intanto conquista uno dopo l'altro i centri della costa adriatica, poi nel Sannio taglia verso Roma, conquista Corfinio, la prima resistenza seria da parte dei suoi avversari, li sconfigge per poi lasciarli liberi di andare. Nel frattempo Pompeo, spaventato dall'azione fulminea di Cesare, decide di lasciare Roma, si riunisce con le sue legioni, distanza a sud e si rifugia a Brindisi. Il 9 marzo sono passati appena 2 mesi dal Rubicone, Cesare arriva a Brindisi, cerca di nuovo di avere un colloquio faccia a faccia con Pompeo, non ci riesce, come non riesce a impedirgli di fuggire. Il 17 marzo Pompeo, in compagnia di molti senatori, forza il blocco del porto imposto da Cesare e salpa per la Grecia. Cesare non ha né uomini né navi per inseguirlo. In aprile torna a Roma, dove manca da 10 anni e dove intende affermare davanti al popolo e a quel che resta del Senato la legittimità della sua azione. Poi, in previsione di una guerra in Oriente contro Pompeo, si guarda le spalle, parte per una campagna militare in Gallia e in Spagna, dove si sbarazza degli alleati di Pompeo in quelle province. In dicembre è di nuovo a Roma e può finalmente lanciarsi all'inseguimento. Si chiude così il 49 a.C., nomi, date, luoghi che si inseguono rapidissimi e che rendono l'idea di un anno vorticoso, anno anche all'insegna di una scelta inedita di Cesare. Governare, sì, prendersi tutto il potere che serve pure, ma senza infierire, liberando i nemici sconfitti, come è successo a Corfinio, cercando la riconciliazione più che il terrore. È la famosa clemenzia Cesaris, la clemenza di Cesare, e la spiega lui stesso in una lettera ai suoi, una lettera che è un manifesto politico. Facciamo dunque un tentativo in questa direzione, per vedere se possiamo riconquistare il consenso di tutti e conseguire una vittoria durevole. Ricorrendo alla ferocia, gli altri non sono riusciti a evitare l'odio, né tantomeno a conservare durevolmente il frutto della vittoria. S'intende fatta eccezione per Lucio Silla, che io comunque non intendo imitare. Sia questo il nuovo metodo per vincere. Il nostro punto di forza siano la comprensione e la generosità. Nel 49 a.C., con i suoi spostamenti tra Italia, Gallia, Spagna e Africa, dove Cesare ha mandato un esercito che però ha subito una sconfitta molto pesante, la guerra ha già investito tutto l'Occidente romano. Nell'anno successivo, il 48 a.C., il teatro delle operazioni si sposta verso Oriente, nei Balcani e in Grecia, e la guerra così inizia ad assumere quei connotati di conflitto globale di cui abbiamo parlato all'inizio. I luoghi più importanti sono due. Uno è Durazzo, che oggi è sulle coste dell'Albania, l'altro è nell'interno, la piana di Farsalo, in Tessaglia. Via Appia, la Regina Viarum, collega Roma a Brindisi, costruita a partire dal 312 a.C., quando Roma, dopo le vittorie sui Sanniti, ha bisogno di nuove linee di comunicazione per muovere velocemente i suoi eserciti in un territorio in continua espansione. Ed è proprio attraverso la Via Appia che nel dicembre del 49 Cesare, diventato dittatore e designato console per l'anno successivo, il 48, raggiunge Brindisi e da lì
pochi giorni dopo prende il mare con 7 legioni e 600 cavalieri puntando la regione greca dell'Epiro, dove Pompeo ha il suo quartier generale. Salpare in pieno inverno nella stagione delle tempeste è un azzardo, infatti la flotta di Pompeo che dovrebbe intercettare Cesare non se lo aspetta e lui riesce a eluderne la sorveglianza e a sbarcare indisturbato ai primi di gennaio del 48. Il piano è colpire Pompeo prima che riesca a radunare altre legioni e all'inizio sembra riuscire. In luglio però a Durazzo Pompeo rompe l'accerchiamento e infligge a Cesare una sconfitta pesante. Inizia allora uno strano inseguimento in cui non si capisce bene chi è il cacciatore e chi la preda. Cesare è quello messo peggio, ha meno uomini, è tagliato fuori dalle linee di rifornimento, è costretto a procurarsi viveri saccheggiando le città tra le montagne e le valli dei Balcani. In agosto raggiunge la piana di Farsalo, in Tessaglia si accampa e aspetta. Pompeo vorrebbe continuare a logorarlo, teme gli invincibili veterani delle Gallie, ma i suoi insistono, diamogli il colpo di grazia ora che è all'angolo e tra tutti il più ostinato è Labieno. Labieno era amico di Cesare, il suo alter ego in Gallia, compagno di 100 vittorie, ma l'amicizia ha lasciato il posto all'odio e alla fine è lui che convince Pompeo. Non credere, Pompeo, che questo sia l'esercito che ha vinto la Gallia e la Germania. Io c'ero e parlo di cose che conosco. Ne sopravvive una piccolissima parte. Il grosso è andato perduto. Nel campo di Pompeo la certezza nella vittoria è tale che, almeno stando al racconto di Cesare, la sera prima della battaglia si litiga su come spartirsi le sue cariche, le sue ricchezze, una volta che lui sarà sconfitto e morto. Cesare dal canto suo fa un discorso ai suoi soldati, ricorda come abbia cercato di tenere sempre aperta la via diplomatica, sottolinea la debolezza dell'esercito nemico composto da stranieri raccogliticci e ragazzi alle prime armi, raccomanda di risparmiare i romani e gli italici, non vuole stragi tra concittadini e aggiunge che nelle file nemiche c'è un uomo che non deve morire. Cesare ordinò di non uccidere Bruto, ma di prenderlo prigioniero e se non avesse ceduto continuando a combattere, di lasciarlo andare. Diede l'ordine per riguardo a Servilia, madre di Bruto. Bruto, che è figlio di Servilia, che è amante di Cesare, che è sorella di Catone, che è l'avversario più implacabile di Cesare. Un intreccio di parentele, rancori e amori che rende l'idea di come, anche in un evento enorme come la guerra civile, i rapporti personali contino. Comunque, al di là delle tattiche, degli schieramenti della cavalleria, dei movimenti delle ali, a Farsalo il 9 agosto del 48 avanti Cristo, i fattori decisivi sono la motivazione e l'esperienza. Secondo alcune fonti, Cesare avrebbe addirittura ordinato di abbattere le difese dell'accampamento in modo che i suoi non avessero vie di fuga, che non gli restasse che vincere. Nonostante l'esercito di Pompeo conti più del doppio degli uomini, viene travolto e lui stesso getta le insegne da comandante, si fa dare un cavallo e fugge verso la costa. Il pensiero più intimo di Cesare è contenuto in una frase rivelatrice che pronuncia mentre fermo sul campo di battaglia contempla i nemici in fuga o morti sul terreno. Lo hanno voluto loro. Io, Gaio Cesare, dopo imprese tanto grandi, sarei stato giudicato colpevole se non mi fossi rivolto al mio esercito in cerca di aiuto. Tra i pompeiani sopravvissuti, i più in vista si dirigono verso l'Africa, dove contano di riorganizzarsi. Cicerone, che dopo 1000 tentennamenti si era unito a loro, torna in Italia e abbandona la lotta. Bruto, illeso come da istruzioni di Cesare, si consegna e viene trattato con affetto. Intanto Pompeo, sempre braccato da Cesare, si imbarca su una nave diretta in Egitto. I Tolomei, la famiglia reale egiziana, hanno nei suoi confronti molti debiti di riconoscenza e lui spera di trovare appoggi. Il 28 settembre Pompeo raggiunge il delta del Nilo, scende
sulla scialuppa per raggiungere la costa, dove sembra esserci quasi un comitato d'accoglienza. Invece viene ucciso a tradimento sotto gli occhi della moglie e dei figli rimasti sulla nave. L'assassinio di Pompeo è la conseguenza della situazione complicata che c'è in Egitto, dove è in corso un'altra guerra civile, una guerra fratricida. 305 avanti Cristo. In Egitto viene fondato il regno dei Tolomei, che diverrà la più florida delle monarchie sorte dalla dissoluzione dell'impero di Alessandro. I sovrani che si susseguono sul trono di Alessandria tentano costantemente di estenderne l'influenza al di là della valle del Nilo, verso il Levante Mediterraneo. 273 avanti Cristo. Il re Tolomeo II Filadelfo invia un'ambasciata a Roma per sollecitare un patto di amicizia e di alleanza. Il trattato segna l'inizio di importanti rapporti politici e commerciali che consentono a Roma di imporre una sempre più pesante ingerenza negli affari egiziani, favorita anche dalla progressiva decadenza del regno tolemaico, indebolito dalle frequenti crisi dinastiche. 51 avanti Cristo. La 17enne Cleopatra VII e il fratello Tolomeo XIII, ancora bambino, succedono al padre, Tolomeo XII. Secondo il testamento dovrebbero dividersi il regno, ma la fazione della corte legata all'erede maschio complotta per estrometterla. 49 avanti Cristo. Cleopatra, deposta e costretta a lasciare Alessandria, trova riparo a Tebaide e poi nella Siria meridionale. Qui, mentre la sorella minore Arsinoe trama nell'ombra per impossessarsi del trono rimasto vacante, la sovrana spodestata comincia a reclutare un esercito personale per riconquistare con la forza ciò che le è stato tolto. 2 ottobre del 48 avanti Cristo Cesare arriva ad Alessandria e scopre che Pompeo è stato assassinato. Pensando di fargli un dono gradito dalla corte egizia, gli recapitano la testa imbalsamata di Pompeo, ma la sua reazione è indignata. Pompeo era comunque stato marito di sua figlia, un tempo suo amico, un console di Roma, non meritava una fine del genere, ma in fin dei conti la morte di Pompeo gli fa comodo, si è sbarazzato di lui senza sporcarsi le mani. La clemenza Caesaris è intatta. 'Questa è una cartina ottocentesca di Alessandria d'Egitto, ma fa intuire bene le forme della città antica, fondata da Alessandro il Macedone nel 331 avanti Cristo e diventata poi la capitale del regno dei Tolomei. Qui c'è una grande baia, che era il porto Eunosto, e qui il porto Grande. Qui invece l'isola di Faro, che dà il nome a una delle 7 meraviglie del mondo antico, il Faro di Alessandria, che sorgeva in questa zona. In quest'area, invece, su questa penisola e nelle zone vicine, c'era il quartiere reale con il palazzo e poi le grandi istituzioni culturali, il museo, la biblioteca d'Alessandria. Il resto della città si stendeva in questa zona tra il Mediterraneo e il lago Mareotide. Cesare arriva ad Alessandria con soli 3.000 uomini, ma decide di fermarsi per pacificare l'Egitto e trovare un accordo tra il re bambino Tolomeo e la sorella maggiore Cleopatra, che si nasconde da qualche parte nelle profondità del paese. Cesare la manda a chiamare, lei arriva e, per evitare agguati, entra in scena con un colpo di teatro. Si imbarcò su un piccolo battello in compagnia di un solo amico di nome Apollodoro. E quando era già buio, si avvicinò al palazzo reale, si distese in un sacco da coperte che Apollodoro legò con una cinghia e, passando attraverso i cancelli, portò a Cesare. Non sappiamo se l'episodio di Cleopatra che si presenta a Cesare avvolta in una coperta sia vero. Di sicuro però riflette il suo carattere determinato. Cleopatra, che secondo alcune ipotesi sarebbe questa ragazza ritratta in forma di Iside, ha 19 anni e le idee chiare. Dopo una serie di re inetti dai soprannomi frivoli come Tolomeo Aulete, il flautista, Ofiscon, il grassone, pedine nelle mani dei potenti di Roma, lei vuole restaurare l'antica gloria dell'Egitto e sedurre Cesare fa parte del piano.
Intanto per Cesare le cose si mettono male, la corte egizia non sopporta la sua ingerenza negli affari del regno e il comandante dell'esercito Achilla occupa tutta la città e assedia Cesare, che si fortifica qui nella zona del quartiere reale. Pochi uomini, pochi viveri, poca acqua e nessuna via d'uscita, ma per sua fortuna gli assedianti gli danno una mano, dilaniati tra le fazioni, alle quali si è aggiunta quella dell'altra principessa reale, Arsinoe, e non riescono a sfondare le difese. La situazione si trascina per mesi, punteggiata da episodi leggendari, l'incendio delle navi, novembre del 48, appiccato da Cesare, le cui fiamme raggiungono la biblioteca di Alessandria e ne bruciano una parte, la conquista dell'isola di Faro e la battaglia dell'Epta Stadion, gennaio del 47, con Cesare che è costretto a tuffarsi in mare e a salvarsi a nuoto. Gli egiziani si avvicinavano da ogni parte, allora si tuffò e sfuggì a nuoto. Si dice che avesse con sé molti appunti scritti, ma non li mollò. Bersagliato dai dardi, con una mano li teneva fuori dall'acqua, con l'altra nuotava. Cesare resiste e aspetta i soccorsi che ha mandato a chiamare in Asia e che arrivano nel marzo del 47. Lui rompe l'assedio, unisce le sue forze alle loro e il 27 del mese, in una battaglia combattuta nel delta del Nilo a est di Alessandria, gli egiziani vengono annientati. Il re bambino Tolomeo muore affogato nel fiume. La principessa Arsinoe viene catturata. Gli alessandrini si arrendono e a Cleopatra viene associato nel regno un altro fratello, un altro Tolomeo ancora più piccolo. Di fatto Cesare le ha consegnato le chiavi del regno. Oltre ad aver messo le mani sul potere, Cleopatra è anche incinta. Già nell'antichità vengono avanzati dubbi sul fatto che il figlio sia veramente di Cesare. Lei però di dubbi non ne ha, anzi, a scanso di equivoci, chiamerà il bambino Tolomeo Cesare, detto con affetto dagli alessandrini Caesarion, cioè Cesarino. Cesare e Cleopatra poi partono per una crociera, un viaggio esplorativo sul Nilo, accompagnati da un corteo sontuoso di 400 navi, una navigazione che si spinge fino ad Aswan, il confine meridionale del regno, e che dura 3 mesi. Nel giugno del 47 Cesare torna ad Alessandria, ma deve ripartire perché una nuova emergenza lo attende in Asia. Giugno 47 avanti Cristo. Cesare, con una legione di veterani, salpa ad Alessandria diretto in Siria, dove nomina il nuovo governatore della provincia romana, Sesto Giulio Cesare, un cugino a cui è molto legato, al suo fianco dall'inizio della guerra civile. Luglio 47. Cesare si sposta a Tarso, in Cilicia, per rendere ufficiale il suo ruolo egemone. Cassio lo raggiunge poco dopo e, secondo Cicerone, con un unico scopo: ucciderlo. Agosto 47. Farnace II, sovrano del Bosforo Cimmerio, l'odierna Crimea, si è impossessato di una parte della provincia romana del Ponto. La spedizione punitiva è fulminea. In sole 5 ore Cesare annienta Farnace a Zela. Il messaggio che manda a Roma per comunicare la vittoria diventerà leggendario. Veni, vidi, vici. Venni, vidi, vinsi. Ottobre 47. Cesare torna a Roma. I soldati della 10ª e dell'11ª legione in Campania si sono ammutinati. Pretendono di essere congedati e liquidati con benefici guadagnati sul campo. Cesare li affronta e li riporta all'ordine. Sul campo di Farsalo Cesare aveva incitato i suoi dicendo: questa è l'ultima battaglia, vinciamola e poi potrete tornare a casa a godervi i premi. Non è andata così, la guerra non è finita e alla fine del 47 avanti Cristo, dopo aver domato le ribellioni, Cesare deve di nuovo partire, questa volta per l'Africa, dove il figlio di Pompeo, Metello Scipione, Catone e Labieno irriducibile si sono alleati con il re Giuba di Mauretania e hanno armato un esercito. Intanto
anche in Spagna ci sono dei segnali di rivolta. Il 46 a.C. si apre con la campagna d'Africa risolta dalla battaglia di Tapso e si chiude con l'inizio della guerra in Spagna, l'ultima fase della guerra civile. Intanto a Roma c'è l'inaugurazione del Foro di Cesare e la celebrazione di ben 4 trionfi, eventi grandiosi che però non nascondono la realtà di una guerra ormai incattivita, dove per la clemenza Caesaris non c'è più posto. Il Foro di Cesare, inaugurato nel settembre del 46, motivazione ufficiale, dare a Roma un centro giudiziario e amministrativo adatto alle nuove esigenze della città, ma la maestosità del progetto non mente, qui il dittatore esalta se stesso, fa erigere nel foro un tempio a Venere genitrice, Venere l'antenata mitica perché da Venere nasce Enea, da Enea Iulo, il capostipite della gens Iulia, la famiglia Giulia, il clan familiare di Cesare. La curia è relegata in un angolo, in una posizione che sembra ormai marginale. La guerra in Africa è durata pochi mesi, dalla fine del 47 al 6 aprile del 46, giorno della battaglia di Tapso, altra vittoria per Cesare, altra disfatta per i suoi avversari. Metello Scipione muore annegato mentre cerca di imbarcarsi su una nave e fuggire. Catone, il più implacabile degli avversari, rimasto a Utica in attesa di notizie, viene a sapere della sconfitta e si uccide. Labieno e uno dei figli di Pompeo riparano in Spagna. Cesare torna in Italia e in agosto celebra con magnificenza inaudita ben 4 trionfi. Il primo e il più splendido fu il trionfo gallico, poi quello egiziano, quello pontico e dopo ancora quello africano. In quello pontico espose un cartello con tre parole: venni, vidi, vinsi, per sottolineare la rapidità con cui la guerra era stata conclusa. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500 Andrea Mantegna dipinge 10 tele sui trionfi di Cesare, oggi conservate a Londra, e lo splendore di quei dipinti si basa sulle cronache antiche in cui vengono elencati i tesori esibiti in corteo, le file di prigionieri, le pile di oro e poi le feste, i banchetti, i ricchissimi donativi ai legionari. E i legionari stessi che, secondo la tradizione dei trionfi, nei canti trionfali hanno licenza di prendere in giro il loro comandante. Nel caso di Cesare si accaniscono sui suoi appetiti sessuali insaziabili. Romani, attenti alle mogli. Ecco il calvo donaiolo. In Gallia ti sei fottuto l'oro. Qui lo hai preso in prestito. Dietro lo sfarzo però emergono i primi dissensi. Cesare sta molto attento ad evitare nelle iscrizioni i nomi dei romani sconfitti. Sa bene che il popolo di Roma si offenderebbe se lui trionfasse su dei concittadini. Infatti, formalmente, il trionfo africano è sul re barbaro Giuba. Cesare però non resiste alla tentazione di mettere in ridicolo i suoi nemici esibendo dei quadri che raffigurano in modo macabro le loro morti. In particolare ce n'è uno in cui si vede Catone squartato da se stesso come una bestia selvaggia. E la cosa al popolo non piace. Lo sconcerto diventa ancora più palpabile l'anno successivo, il 45, quando Cesare va in Spagna per schiacciare l'ultima sacca di resistenza guidata dai figli di Pompeo e da Labieno. È una guerra feroce con stermini di civili, non si fanno prigionieri. La battaglia decisiva è a Munda, vicino Cordova, l'esito è incerto. A un certo punto Cesare, convinto di aver perso, medita addirittura di uccidersi. Alla fine, dopo una vittoria difficilissima e fortunosa, dice ai suoi: ho spesso combattuto per vincere, oggi per restare vivo. Labieno muore sul campo, il figlio maggiore di Pompeo viene inseguito e ucciso, la sua testa esposta. Il figlio minore, Sesto Pompeo, si dà alla pirateria, la clemenza Caesaris è un lontano ricordo. Ma nonostante le crudeltà e le migliaia di cittadini romani morti, Cesare celebra un quinto trionfo. Il trionfo irritò i romani perché non ricordava vittorie su comandanti stranieri o re barbari,
ma all'annientamento della famiglia di un romano illustre. E non era giusto celebrare con un trionfo le sciagure della patria, vantandosi di azioni che non avevano altra giustificazione davanti agli uomini e agli dèi, se non la necessità. E così, mentre l'anno 45 si avvia verso la fine e il 44 si avvicina, i sentimenti a Roma sono divisi tra la paura per l'evidente piega autocratica presa dalle azioni di Cesare, l'ammirazione per le sue imprese e i suoi successi militari e l'amore, forse un po' incrinato, che le masse hanno sempre nutrito per lui. Ma gli anni di guerra non sono stati segnati solo dalla violenza, ci sono stati anche molti provvedimenti civili, alcuni dei quali fanno sentire la loro importanza e il loro peso fino ad oggi. '49 a.C. Cesare, assunta la dittatura, si dedica all'attuazione di un programma di riforme che investe tutti i settori della vita pubblica. Nel Debello Civili dichiara i suoi obiettivi: Quietem Italiae, Pacem Provinciarum, Salutem Imperii, la tranquillità dell'Italia, la pace delle province, la sicurezza dell'impero. Tra le prime misure varate, la concessione del perdono e il permesso di rientrare in patria a tutti gli esuli e ai condannati politici, l'introduzione di agevolazioni per il rimborso dei prestiti, l'estensione del diritto di cittadinanza agli abitanti della Transpadana, comprendendo quasi tutta l'Italia fino alle Alpi. 46-44 a.C. Il Senato viene portato da 600 a 900 membri. Tra i senatori vengono ammessi anche alcuni notabili dei territori conquistati. Aumenta il numero dei questori, degli edili e dei pretori, offrendo così maggiori opportunità di carriera politica. Riforma il sistema tributario provinciale e sottopone i governatori a un rigido controllo. Razionalizza le spese dell'erario e procede alla revisione delle liste di coloro che usufruiscono delle frumentazioni, le razioni di grano gratuite per i nullatenenti. Avvia opere pubbliche che migliorano l'aspetto e la funzionalità dell'urbe e forniscono lavoro a un'abbondante manodopera disoccupata. Infine, con la consulenza degli astronomi di Cleopatra, riforma il calendario civile che, con le modifiche apportate nel 1582 da Papa Gregorio XIII, regola ancora oggi l'alternarsi degli anni ordinari e di quelli bisestili. '44 a.C., 15 marzo, le Idi. Sono le 11 del mattino e Cesare entra nel Teatro di Pompeo, sede provvisoria del Senato. I mesi precedenti sono stati densi, carichi di una tensione sotterranea e crescente. A Cesare sono stati tributati onori mai visti, è dittatore a vita. Tratta gli affari di Stato da un seggio d'oro e d'avorio, le vestali pregano per lui. Un mese, il mese di Quintile, ha cambiato nome e ha preso il suo nome, Iulius, oggi luglio. La sua persona è stata dichiarata sacra e inviolabile. I senatori hanno giurato di proteggerla anche a costo della propria vita e così via. Alcuni onori Cesare li accetta, altri li respinge. Forse gli sono stati offerti proprio dagli oppositori per metterlo in cattiva luce, per evidenziare la tirannide in cui è precipitata Roma. C'è stato perfino chi gli ha proposto di assumere il titolo di re, ma lui, intuendo la trappola, ha sempre nettamente rifiutato. Ma le precauzioni non bastano, dietro l'adulazione si nasconde l'odio e Cesare ci mette anche del suo, perché non vorrà diventare re, ma fa venire a Roma la sua regina, Cleopatra, assieme al piccolo Tolomeo Cesare, la sistema nella sua villa di Trastevere e colma di onori anche lei. Nel Tempio di Venere fece disporre una bella statua di Cleopatra, che è ancora lì ai nostri giorni. Una statua simile è visibile ancora oggi, è la Venere Esquilina del primo secolo a.C. e secondo molti studiosi si tratterebbe proprio di un ritratto di Cleopatra nelle sembianze della dea, identificazione che sarebbe confermata dalla presenza di un cobra avvolto attorno al vaso, e il cobra è il simbolo della regalità
egizia. Molti senatori però non sono sedotti dal fascino di Cleopatra, anzi ritengono la sua presenza a Roma un'offesa, una delle tante che pensano di aver subito. E così astio personale, invidia, sincero attaccamento alle istituzioni repubblicane, desiderio di giustizia per una guerra che ha decimato, forse addirittura dimezzato, la popolazione italiana. Sono questi i sentimenti covati in segreto per mesi o anni che alle 11 del mattino nel teatro di Pompeo alle Idi di marzo armano la mano dei congiurati. Ognuno dei congiurati snuda il pugnale e Cesare, circondato da tutte le parti, ovunque si volta si trova di fronte un'arma mirata agli occhi e alla faccia, trascinato qua e là come una bestia, trafitto dalle mani di tutti. A Napoli, al museo di Capodimonte, c'è un grande quadro, 4 metri per 7, opera di Vincenzo Camuccini, uno dei maestri del neoclassicismo italiano, che sul finire del Settecento dipinge, basandosi sulle fonti, la scena madre della storia romana. In alto la statua di Pompeo, che sembra presidiare una sorta di vendetta postuma. Ai lati gruppi di senatori ignari della congiura, alcuni sorpresi, altri spaventati, altri ancora indignati. In secondo piano, dietro una quinta, Marco Antonio e Trebonio. Marco Antonio avrebbe dovuto essere al fianco di Cesare e proteggerlo, ma Trebonio, un tempo cesariano, lo ha trattenuto con un pretesto. Intanto nel teatro il piano si è messo in moto. C'è Cimbro che si getta ai piedi di Cesare con una finta supplica, il segnale per entrare in azione. Ci sono i fratelli Casca, sono loro i primi a colpire. C'è Decimo Bruto, comandante della flotta in Gallia, anche lui ex cesariano. Il comportamento di Decimo Bruto è un segno di come la svolta autoritaria di Cesare abbia deluso molti dei suoi uomini della prima ora. Decimo Bruto, grande combattente delle guerre galliche, ha avuto dagli altri congiurati il ruolo di andare a casa di Cesare e di assicurarsi che lui arrivi fisicamente in Senato. Un compito delicato anche perché Cesare sta esitando, sua moglie ha fatto un sogno in Fausto e lui non vuole più uscire. Decimo Bruto allora gli dice: ma cosa vuoi che faccia? Che vada dai senatori riuniti e gli dica di aspettare che tu arriverai quando tua moglie farà dei sogni migliori? Cesare a questo punto si fida e lo segue. Su Cesare incombono i capi della congiura, fanno parte di una confraternita filosofica, la restaurazione della libertas è il loro obiettivo. Cassio fissa la vittima e solleva l'arma. È lui l'anima del complotto. Accanto c'è Bruto, è stato Cassio a convincerlo. Volta la testa, sembra inorridito da ciò che sta per fare. Cesare lo ha trattato con rispetto, lo ha salvato sul campo di Farsalo, ha amato sua madre Servilia, per questo lo ha considerato quasi come un figlio ed è proprio da qui che viene la frase famosa detta in greco riportata dalle fonti. Anche tu, figlio. Al centro Cesare, schiacciato dagli aggressori, tende il braccio sinistro in un gesto che sembra più di stupore che di difesa. Il braccio destro afferra un lembo del manto. Con quello si coprirà la testa quando capirà che non c'è più nulla da fare. Sulla sua morte restano aperti molti interrogativi. Perché Cesare ha licenziato la sua guardia del corpo personale? Perché si è cacciato inerme da solo nella tana del nemico? Perché ha ignorato gli avvertimenti? Perché non ha letto il biglietto che annunciava l'attentato e che gli ha dato lungo la strada un filosofo della cerchia di Bruto? Domande senza risposta che hanno ispirato già agli antichi quest'ipotesi. Cesare sarebbe andato, forse per stanchezza o forse per malattia, volontariamente incontro alla morte. 23 congiurati, 23 pugnalate, una sola mortale. Privo di vita, mentre tutti fuggivano, rimase lì per un po' di tempo, finché caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva in fuori, fu portato a casa da 3 servi. Il tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto, Ultore il Vendicatore, costruito da Ottaviano Augusto per tenere fede a un voto fatto prima della battaglia di Filippi del 42 a.C., battaglia che vede lui e Marco Antonio vincitori su Bruto e Cassio, i quali sconfitti si uccidono.
Le Idi di marzo sono vendicate. Tutti i congiurati muoiono entro 3 anni dalle Idi. Chi di morte naturale, chi ammazzato, chi annegato, chi suicida con lo stesso pugnale usato per uccidere Cesare. E Cesare lo aveva previsto. Se io muoio, aveva detto, pazienza, ho raggiunto il massimo della gloria che un uomo può ottenere, ma loro andranno incontro a guerre molto peggiori. E così sarà. 15 anni di guerre terribili che finiranno quando unico padrone del campo resterà quel ragazzino emerso a sorpresa dal testamento di Cesare come erede principale e figlio adottivo, il pronipote 19enne Gaio Ottavio, che una volta adottato assume il nome del padre, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, a cui più tardi aggiungerà il titolo di Augusto. Ottaviano è anche il promotore di un senato consulto in cui si stabilisce l'apoteosi di Cesare, che così diventa un dio come soltanto Romolo il fondatore prima di lui, Divus Iulius, il divo Giulio. Cesare entra così in una dimensione mitica, inserito in una linea di semidei generosi e crudeli, affascinanti e spaventosi, trascinatori e sterminatori, sintesi di opposti, come tutti gli eroi del mito. Una linea che inizia con Achille, prosegue con Alessandro e finisce con lui.